vogliamo parlare dell'Istituto Alberghiero di Amatrice. Ecco, noi siamo qua in una saletta della la nuova sede dell'Albergo Amatrice. Siamo qua a Rieti, siamo con il presidente di Cialonzi, siamo col direttore Fabio Barberi e col direttore generale Fabio D'Angelo. Presidente, allora, dopo quel 24 agosto, ormai siamo tutti quelli 3:36, ricordiamo che anche la struttura dell'alberghiero purtroppo è stata parzialmente caduta. Allora, torniamo un po' prima di essere qua a Rieti. Cosa è successo appena avete visto che, insomma, là non si poteva purtroppo andare avanti con l'attività? Ma intanto lo sgomento per quello che era accaduto e come si poteva provvedere a rimettere in piedi anche la struttura possibile, non solo quella di edificio, ma soprattutto quella umana. E questa è stata la cosa anche più problematica del resto. E comunque ci sono stati validi collaboratori, il direttore generale Barberi e il direttore dell'Istituto Alberghiero Fabio D'Angelo. E ci si è messi subito al lavoro in collaborazione anche con il sindaco Pirozzi, perché questa struttura potesse essere alla fine solo provvisoria, temporanea, perché il nostro desiderio comunque è quello di tornare ad Amatrice. Le radici, vanno custodite, e quindi il nostro impegno è quello di ritornare ad Amatrice. Ecco, volevo parlare col direttore, no? Abbiamo letto che lei, anche lei, dopo questa tragedia, a un certo punto dice: ragazzi, dobbiamo ricominciare, insomma. Ecco, e lei, anche lei è andato a parlare con i ragazzi, è andato a chiedere alle famiglie. Beh, la prima cosa che abbiamo pensato è stata quella subito di sentire le famiglie, vedere, insomma, di tranquillizzare le famiglie che comunque avremmo ricominciato normalmente, perché poi c'è stata una volontà sicuramente da parte delle istituzioni di dare un segnale positivo. Ad Amatrice sono riaperte regolarmente le scuole elementari, medie, liceo, con il regolare calendario scolastico. Qui ad Amatrice qui a Rieti, dove ci siamo delocalizzati, abbiamo riaperto regolarmente, come facciamo tutti gli anni, la prima settimana di ottobre. È stato uno sforzo straordinario da parte delle istituzioni, devo dire che qui la Rieti ha risposto in una maniera veramente straordinaria. Tutte le istituzioni ci sono state vicine e noi, ecco, dalla nostra parte abbiamo sentito le famiglie per tranquillizzarle, per dire che comunque la scuola avrebbe ricominciato regolarmente, e tutti quanti, sia i ragazzi che le famiglie, hanno, diciamo, risposto in una maniera positiva e straordinaria. Cioè, c'è stata proprio una volontà da parte di tutti di ricominciare normalmente, come se nulla fosse successo, anche se, devo dire, è successo qualcosa. Esatto. E torniamo col direttore generale. Prima il direttore diceva, anche lui diceva, dovevamo cominciare. Possiamo tornare a quel 3 ottobre, allora l'inaugurazione, i sentimenti di quel giorno? Sì, beh, 3 ottobre. Sì, 3 ottobre è stata una giornata molto significativa, perché, come ricordava il direttore D'Angelo, è stato fatto uno sforzo, diciamo, immenso, nel senso, di questo bisogna ringraziare anche la Regione Lazio, perché fin dai primissimi giorni dopo il sisma ci hanno messo a disposizione tutto l'appoggio, diciamo, di cui loro potevano garantire, a partire dalle strutture, perché poi alla fine fondamentalmente noi stiamo qui
anche perché siamo partiti in vantaggio, nel senso che la Lazio Disu, in quanto qui prima c'era una mensa universitaria, ha deciso di lasciarci tutte le strutture in comodato gratuito e quindi siamo potuti partire avvantaggiati. È chiaro che lo sforzo è stato importante perché c'era tutto da ricostruire, c'era da prendere i documenti che erano rimasti lì sotto, ricontattare i ragazzi, rifare, quindi diciamo che c'è stato un doppio lavoro, sia come dire organizzativo per la ripartenza e poi diciamo proprio come dire in termini di materiale di poter aggiustare un po' questa situazione per ripartire. E quindi il 3 ottobre è stato un po' diciamo il coronamento di questa situazione, nel senso noi abbiamo inteso mettere proprio all'ingresso, che è una sede provvisoria, che è una sede transitoria. Io mi ricordo il sindaco Pirozzi, appunto, che quando è venuto mi ha abbracciato e insomma gli ho detto, è stato un momento molto toccante, perché insomma lui si è reso conto che questa è una situazione transitoria e però non poteva che essere così, perché i nostri ragazzi vengono per lo più da fuori provincia, quindi insomma collocarli in quella realtà sarebbe stato adesso improponibile. Però diciamo, ecco, c'è stata commozione da parte di tutti e voglia di ripartire, di ricominciare, di ritornare al più presto alla Amatrice. Emozione, voglia di ritornare, giusto, Presidente? Dunque, e veramente tanta solidarietà e tanta attenzione, sì. Cominciando dal Presidente della Regione Zingaretti e poi anche quell'iniziativa che due reatini, insomma, i fratelli Serra. E io approfitto per ringraziarli ancora. Credo che sia stato un segno importante e come coinvolgere realtà diverse per un obiettivo comune. E la riuscita di quella manifestazione credo che abbia dato anche ai nostri ragazzi un monito per come va vissuta la professionalità, perché la professionalità in alcuni momenti è anche al servizio di altri che hanno delle necessità e che si trovano in situazione di difficoltà. E quindi noi però come istituzione non abbiamo diciamo i risultati concreti di quell'azione, se ne sarà sicuramente fatto conto e quindi per trasparenza pubblicheremo quelle piccole offerte e anche diremo anche come le utilizzeremo. Ci vuole chiedere al direttore, i ragazzi come hanno accolto queste le stelle tornano a scuola, come hanno accolto questo momento? Beh, sicuramente dal punto di vista professionale credo, perché alcuni ragazzi è stato come la stessa sensazione che ha avuto quell'americano che è sceso la prima volta sulla Luna, no? Credo che sia insomma avere davanti uno dei chef attualmente, che è Bottura, che è lo chef più importante al mondo che abbiamo, relazionarsi con lui e vedere che è una persona normalissima come tutte quante le altre, che ha raggiunto un apice di carriera straordinario, sicuramente per i ragazzi è stato un momento professionalmente entusiasmante, no? Quindi su questo devo dire, ma i ragazzi un po' su tutte quante le cose che gli proponiamo, loro devo dire che affrontano queste cose con uno spirito di serietà e di professionalità che a volte mi stupisce, perché io che insomma sono 34 anni che insegno e sono un ex allievo di un studio alberghiero, vedo che i ragazzi ogni volta che vengono motivati e interessati ci danno dei risultati straordinari. L'impressione è veramente meravigliosa, perché entrando qua vediamo veramente i ragazzi, la serietà e la professionalità anche, insomma. Beh, questo è ovvio che se non acquisiscono questo, e noi cerchiamo di trasmetterlo nel modo più migliore possibile, è ovvio che domani non saranno, no, quello che hanno visto in quei tre giorni famosi. È ovvio che ci vuole un po' di sacrificio, io dico sempre all'inizio dell'anno che questo è un lavoro particolare, che noi lavoriamo quando gli altri si divertono, non si conoscono feste, eccetera, eccetera, però è un lavoro che dà delle soddisfazioni straordinarie.
continuiamo a parlare proprio di solidarietà, no? Col direttore generale. Dunque, abbiamo letto in questi giorni che c'è questa iniziativa del presidente della regione Lazio, Tutti per Uno. Ci puoi parlare un po'? Sì, questa è stata un'iniziativa, diciamo, di del presidente Zingaretti o del vicepresidente Smeriglio, insomma, perché noi ricordiamo che noi di fatto siamo un'emanazione in qualche modo, lavoriamo su una delega regionale, no? E è quella di dare un segnale affinché tutti gli studi alberghieri del Lazio in un'unica data facessero una manifestazione proprio con un duplice scopo: da una parte appunto ricordare il momento, insomma, diciamo di solidarietà, il momento, il lato umano, e dall'altra di cercare di capire come in qualche modo fare delle iniziative per raccogliere fondi piuttosto che creare delle partnership, dei gemellaggi. E devo dire che credo, diciamo, che sia stata una manifestazione molto, molto riuscita. Io ho avuto contatti, altri lavori direttamente, diciamo, il direttore, con molte delle scuole alberghiere del Lazio, e tutti si sono, diciamo, dimostrati solidali, felici, e tutti ci hanno chiesto: poi ne facciamo un'altra, no? In cui ci sono anche i ragazzi insieme. Questo è stato un po' lo spirito, al di là di quel giorno lì, insomma. Per cui sicuramente avremo modo nel corso di questo anno scolastico, insomma, di questo anno formativo, di ripetere queste esperienze sia qui sia nei vari istituti alberghieri che hanno partecipato all'iniziativa, che poi sono stati tutti alla fine. Presidente, è un po' più sollevata ora dopo tutto, eh? Sicuramente c'è una strada da compiere, che è quella del ritorno ad Amatrice, però insomma gli obiettivi ci sono, insomma, e obiettivi dipendono ovviamente tornare dalle decisioni che saranno prese anche dai tempi di attesa, di ristrutturazione, o addirittura si parlava addirittura di abbattimento in primo momento, ma non credo che questo sia la strada che si percorrerà. Secondo me anche bisogna tener conto delle persone che non ci sono più. Forse se ne parla ormai poco, e io ieri in una classe del quarto anno qui dicevo che onorare quelle persone è un modo di essere persone che assumono delle responsabilità. Perché non dobbiamo dimenticare che in fondo poi si è tra i fortunati, no? E quindi avere questa capacità di rispetto, e anche, ripeto, onorare quelle persone attraverso, anche da parte nostra, di un lavoro che possa essere il più pulito, il più trasparente possibile, credo che questo sia un impegno che assumeremo. Questo è importante. Direttore, si diceva di onorare, insomma, chi le radici sono ad Amatrice. Lei, che è stato tanti anni ad Amatrice, ovviamente vorrà tornarci subito. Beh, diciamo che l'obiettivo è quello, perché la nostra storia è lassù, senza togliere nulla alla disponibilità, diciamo, del territorio riadino, ma le radici sono quelle. La nostra ambizione e volontà è quella di ritornare al più presto lassù, anche perché questa negli anni è stato anche un volano economico per Amatrice, perché ha dato tanto all'economia di Amatrice. Quindi credo che se dovesse mancare una struttura come questa lassù, sicuramente mancherebbe un bel pezzo di Amatrice. E poi ovviamente noi siamo la parte più importante, dopo gli spaghetti alla matriciana, questa scuola alberghiera nel mondo è conosciuta per la professionalità, per tutto quello che ha dato in questi anni, quindi credo che è inevitabile cercare di fare gli sforzi in modo che si ritorni lassù il più presto possibile. Io, diciamo, sono abbastanza, io prima ero un po' scettico, perché avendo vissuto dal primo momento quella tragica esperienza, nel primo momento ho detto: ah, qui è finito tutto.
abbiamo azzerato tutto. Adesso qui credo che insomma i segnali sono positivi, perché le istituzioni stanno dando una risposta straordinaria. Io che faccio anche un volontariato come protezione civile e ho vissuto anche altre realtà di altri terremoti, questa devo dire che ho la sensazione che sarà un modello, fra virgolette, di intervento e di ricostruzione che servirà, speriamo mai, per altre situazioni simili a questa qua. Quindi ho, diciamo, rispetto ai primi tempi un po' più di fiducia rispetto a quello che sarà il futuro. Certo, come si dice, lo stato d'animo è un po' particolare, perché la situazione è quella che è. Però il pomeriggio, quando si ritorna da Amatrice, si ritorna un po', no? Uno stato d'animo un po' particolare. E quindi l'ambizione di tornare al più presto possibile lassù è quella di rimanere lì, è quella lì, insomma. Quindi noi, mi auguro, insomma, che non ci si incarti in situazioni tipiche all'italiana, no? Che poi danno dei ritardi inconcepibili. Io mi auguro che tutti quanti facciano la loro parte, dalla magistratura fino ad arrivare alle istituzioni, affinché questi ragazzi abbiano un futuro come deve essere, insomma, tutto lì. Questo credo che sia proprio l'auspicio. Sì, questo è l'auspicio, diciamo, di avere la scuola ad Amatrice. E chiaramente il decreto è dell'altro giorno, lo sapete tutti, sulla ricostruzione, voglio dire, ci sarà la struttura del commissario. Noi speriamo che avvenga più velocemente possibile, anche perché, come diceva appunto il direttore D'Angelo, di fatto questa scuola era anche un volano per l'economia di Amatrice, e quindi riportarla lassù ha un doppio significato, cioè nel senso che c'ha una valenza di tipo sociale, ma una valenza anche di tipo economico, che in qualche modo va considerata. Io credo che in questo, diciamo, tutte le istituzioni, a partire dal sindaco di Amatrice fino ad arrivare al presidente del consiglio, siano convinti di questa cosa. La speranza è che si operi presto, cioè come si è riusciti a operare nell'emergenza per rimettere su la scuola, si riesca ad operare velocemente per rimettere su Amatrice e il suo tessuto economico, sociale, fatto anche di questa scuola, perché questa scuola obiettivamente era un pezzo importante di Amatrice. Presidente, ci vediamo con lei, allora ce la faremo. Sicuramente sono ottimista, ce la faremo, e io credo, come diceva il direttore D'Angelo, che si volterà pagina, e dopo Amatrice si volterà pagina, perché l'interessamento, la solidarietà che ne è venuta fuori, ci pongono delle domande di tipo morale, di tipo etico, e quindi non possono essere disattese, e spero che tutto ciò che è avvenuto sia, come dire, come maestro che possa dare domani dei risultati anche in altri ambiti, non solo per il terremoto. Grazie a voi. Noi ringraziamo al presidente Di Cialonzi, al direttore D'Angelo e al direttore generale Barberi. Grazie veramente a tutto, sicuramente siamo con voi, credo tutta la città e tutta la popolazione, e diciamo tutta l'Italia e non solo. Ringraziamo tutti. Io un po' approfittato, avete fatto un caffè buonissimo, no? Caterina e Alessio. E Alessio, due barman. Tu che vuoi fare? Barman? Una sommelier. Sommelier, tu? Barman. Allora, come avete visto questa nuova scuola? Perché Amatrice e poi qui, È tutta un'altra storia, solo che ci manca stare lì. Lì era casa, famiglia, era poco scuola. Qui sì, è accogliente tutto quanto, però non è nulla in confronto ad Amatrice. Quanti anni? Fino a 5 anni? Qui 4. 4 anni. Tu allora, tu invece sei di? Roma. Tu sei di Roma, eri a Amatrice anche te, no? Sì, ero ad Amatrice 2 anni fa però. Sì. Allora, 2 anni fa. Sì. E poi? Com'è che sei tornato qua?
Ho vinto una borsa di studio all'estero, sì. E poi, tornato dalla borsa di studio, ho saputo che aveva riaperto la mia scuola, anche se non è proprio la mia scuola, e sono voluto tornare assolutamente. Dunque ha detto, io a Amatrice voglio tornare. Sì. Però non c'è quello che è successo, sappiamo, il terremoto, però la scuola di Amatrice era nel cuore. Sì, ho sentito il richiamo e ho detto no, devo tornare anch'io assolutamente. Allora, buon lavoro. Ciao. Grazie. Incontriamo la preside Maria Rita Pitoni e parleremo della scuola di Amatrice. Buongiorno preside, buongiorno. Buongiorno. Dunque, torniamo un po' indietro, purtroppo. Sono trascorsi quasi due mesi sono già trascorsi da quella notte del 24 agosto del 1936. Ci racconta un po' lei la prima telefonata, cosa è successo? Allora, io il primo settembre ho avuto la nomina dell'ufficio scolastico regionale che mi dava come reggenza l'istituto d'Amatrice, quindi mi sono recata subito ad Amatrice. Il primo problema era recuperare tutte le famiglie e i ragazzi, perché ovviamente non avevano più i recapiti telefonici che avevamo a scuola, anche perché avevamo perso anche quelli, perché i server della scuola erano sotto le macerie, quindi non li avevamo ancora recuperati. Quindi, attraverso un tantam, utilizzando i mezzi multimediali da WhatsApp, SMS, cellulari vari, abbiamo incominciato a recuperare ragazzi del liceo scientifico e le famiglie, e abbiamo avuto un primo incontro nel parco Don Minozzi. Tutti, sia bambini e adolescenti, al liceo, insomma. Sì, dalla scuola dell'infanzia, quindi dai bambini dei tre anni, le famiglie dei bambini dei tre anni, fino al quinto liceo scientifico. Diciamo che ci sono stati molto d'aiuto i ragazzi grandi, perché essendo più grandi, vivendo nei campi, hanno cercato di fare un po' un tantam, un passaparola nei quattro campi della protezione civile, dove vivevano nelle tende queste persone. E quindi abbiamo fatto questo primo incontro, eravamo in pochi, ma abbiamo detto ai genitori che ci sarebbe stata la certezza che la scuola riapriva, anche perché grazie alla protezione civile del Trentino la scuola era in costruzione, quindi questa era una certezza. Quindi ci siamo dati appuntamento la settimana dopo, chiedendo appunto ai genitori di avvertire anche gli altri genitori. Il secondo incontro eravamo veramente tanti, e l'abbiamo fatto sotto al tendone della mensa della protezione civile. E lì abbiamo di nuovo incoraggiato i genitori e abbiamo dato questa sicurezza. Naturalmente, loro, vivendo dei grossi disagi, il loro problema era: sì, la scuola c'è, ma le case dove andiamo? Non possiamo stare nelle tende, i disagi, i bambini piccoli. Quindi c'era un po' di tensione. Poi però la scuola ha aperto, e quindi quello è stato il primo segno di rinascita di Amatrice. Lei infatti diceva: si ricomincia con una scuola più bella. Si ricomincia con la scuola non solo più bella, perché è meravigliosa, tutta di legno, colorata, con giochi, ma anche con un'offerta formativa di eccellenza, cioè grazie alla grande solidarietà a livello nazionale ma anche europeo, questi ragazzi avranno la possibilità di svolgere in questo anno un po' speciale una serie di progetti, viaggi, gemellaggi veramente di eccellenza. Quindi restituiremo un qualcosa in più rispetto al disagio che hanno vissuto. Quanti sono in totale tra i bambini da tre anni in su? Sono circa 230 tra bambini, perché abbiamo anche Città Reale, perché anche Città Reale fa parte della scuola. Sono circa 221. Sicuramente prima parlava di solidarietà, anche per questi incontri un po' speciali, ma come curare però dalle ferite questi bambini? Per esempio, ci sono anche magari qualche bambino che non ha più il compagno di classe.
Sì, diciamo che all'inizio gli insegnanti avevano un po' paura di affrontare da soli questi bambini e questi ragazzi, quindi abbiamo fatto un progetto, Velino for Children, un progetto dove praticamente esperti di settore, psicologi, pedagogisti, l'Università dell'Aquila, la Comunità Montana dell'Alto Veneto, l'Ufficio Scolastico Provinciale, noi come scuola, abbiamo costruito un progetto accoglienza con le insegnanti. Poi queste persone sono anche state presenti in maniera molto soft i primi giorni di scuola e ancora oggi gli insegnanti stanno facendo un percorso di formazione con questo, diciamo, questa rete, con questi esperti. Quindi questo dal punto di vista di supporto. Per quanto riguarda i ragazzi che mancano, i bambini e i ragazzi che mancano, abbiamo pensato di farli vivere ugualmente con noi, quindi abbiamo fatto una giornata molto commovente alla presenza del Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario di Rieti, che gestisco sempre io. Abbiamo piantato 8 meli, perché sono un melo per ogni bambino o ragazzo deceduto durante il terremoto. E perché il melo? Il melo l'abbiamo scelto come pianta un po' in onore, per ringraziare la Protezione Civile del Trentino che ci ha costruito questa scuola così bella e tutta arredata. Il mele del Trentino, insomma. Sì, e un po' perché è una valorizzazione anche del tipo di economia agricola di Amatrice, perché c'è Casale Nebbi che ugualmente è famoso per la mela. Quindi abbiamo fatto questa cerimonia dove i ragazzi del liceo e i ragazzi del Tecnico Agrario hanno scavato e piantato questi meli. Dunque, è cominciato l'anno scolastico, siamo da 2 mesi, ecco, il futuro come lo vede, insomma? Futuro io lo vedo benissimo, perché appunto abbiamo un grande supporto sul territorio del Ministero dell'Istruzione, quindi il Ministro ha voluto una task force permanente qui sul territorio che mi aiutano, mi affiancano. Il Trentino, adesso il 7 novembre inauguriamo anche il liceo scientifico, quindi ci ha creato questa bellissima struttura dove ci saranno tutti i bambini insieme e partirà anche la mensa scolastica. La mensa scolastica, grazie all'aiuto di tante persone, sarà gratuita per tutti i bambini e i ragazzi per un anno intero e speriamo che riusciamo a garantire la mezza gratuita anche il prossimo anno. I ragazzi più grandi faranno dei progetti, andranno adesso il 28 e il 29 novembre a Bruxelles, al Parlamento Europeo, invitati dall'onorevole Maltese, andranno a Parma, al Liceo Europeo di Parma, poi ad aprile andranno al Liceo Europeo di Parigi, ci sono tanti gemellaggi con Milano per Natale, ci sono gemellaggi con il Trentino, veramente si è mosso un grande mondo di solidarietà e quindi questo non può che farci piacere. Volevamo chiudere con quanto è importante e perché ci deve essere questa pianificazione sismica per le scuole, per tutto, ma anche per le scuole. Beh, effettivamente il primo giorno che ho visto la scuola veramente sono rimasta sconvolta, perché pensare che se succedeva di giorno, di mattina, in periodo scolastico, ci sarebbe stata veramente una strage. Quindi io vorrei che veramente le istituzioni, da quelle territoriali a quelle nazionali, anche il governo, capisse quanto è importante creare una struttura di sicurezza, perché quando i genitori lasciano un bambino o un ragazzo alle 8 a scuola pensano di lasciarlo in un ambiente protetto, quindi fare molta attenzione e investire anche economicamente in queste strutture scolastiche, perché diciamo è un dovere etico di noi italiani garantire delle strutture sane, corrette e di sicurezza. Noi la ringraziamo, Presley, sappiamo che ha tanto lavoro, sì. Che ha tanto lavoro, che però vediamo che ci mette capacità, intelligenza e diciamo anche amore per quel lavoro che svolge. Sì, sicuramente la passione mi caratterizza come persona, quindi tutte le cose che faccio le faccio con molta emotività e con molta forza, ecco. Buon lavoro e grazie.